Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati al Sasso nello Stagno. A circa 2 mesi di distanza ci troviamo di nuovo a parlare per la provincia. Sì, perché in questo periodo, anziché attenuarsi l'emergenza, diciamo, di bilancio dei conti della provincia, si è andata aggravando e quindi siamo nuovamente qui a cercare di capire cosa sta succedendo alla nostra provincia con il suo presidente Stefano Costa, che ringrazio. Grazie a voi. Naturalmente con lui, anche ne approfitto perché oltre ad essere presidente della provincia è anche sindaco di Baceno e anche un esponente di spicco del PD, ne approfitterò anche per fare un po' un giro d'orizzonti sull'attualità politico-amministrativa della nostra provincia. Però iniziamo dal dato, diciamo, che ci ha fatto portare a intitolare questa puntata SOS Provincia. La situazione di bilancio della provincia è drammatica? La situazione di bilancio della provincia è drammatica, ci ritroviamo a dire un po', a ripetere frasi già dette, ma con un aggravante ulteriore. Quest'anno la scadenza di bilancio attuale è fissata al 31 di marzo, quindi ci siamo. Ci siamo. A differenza dello scorso anno, che ricordiamo la provincia ha pareggiato il bilancio con uno stanziamento aggiuntivo di 4.400.000 euro arrivati a novembre, quest'anno non sono previsti quelli, non sono previsti i 3 milioni che erano stati richiesti 2 anni fa per pareggiare il 2015 e in più c'è un prelievo, avviene un prelievo automatico dall'Agenzia delle Entrate che come dire, preleva sia l'RC Auto che l'IPT, cioè le due fonti maggiori di finanziamento e di fiscalità che la provincia ha, vengono ormai dal 31 dicembre trattenute completamente Quindi a Roma. le fonti sono una quota sulle assicurazioni delle RC auto e l'altra Esattamente. è Sono invece? tutte quote che i cittadini pagano quando vanno a versare la propria polizza assicurativa RC Auto e quando cambiano auto, sia che sia nuovo che sia usata, sulla trascrizione, sul passaggio di Finora questo, di proprietà. quella quota veniva direttamente trattenuta dalla provincia. Sono le due maggiori entrate di fiscalità, di autonomia fiscale che da sempre la provincia ha e che lo scorso anno ha visto trattenere in termini di contributo allo Stato tutta l'RC Auto e che quest'anno da inizio anno vede trattenuta completamente anche l'IPT. Tutta questa cosa cuba 10 milioni di euro. 10 milioni. Capite che allo stato attuale la provincia di Albano Cusio-Ossola si trova senza più stanziamenti dallo Stato per coprire le funzioni fondamentali che lo Stato stesso attribuisce alle province. Tra l'altro leggevo in questi giorni un documento dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, che dice che le province la loro parte l'hanno fatta. Dal 2013 al 2017 hanno ridotto le spese di oltre 5 miliardi. No? Sì. Quindi, cioè, le province hanno comunque fatto, come dire, la loro parte, ma in compenso lo Stato poi ha continuato a tagliare, no? La cosiddetta spending review ha visto le province appunto abbattere, come ha detto giustamente lei direttore, 5 miliardi di euro di spesa, quindi è stata davvero attuata fino in fondo, così Fin come i comuni hanno fatto la loro parte, parte. anche qui con un risparmio in miliardi di euro enorme. E il problema vero è che ci sono province che hanno avuto un bilancio tale da consentire il contributo alla spending review in aggiunta Certo. alla propria autonomia fiscale. Nel nostro caso e nel caso di altre province si è eroso l'autonomia fiscale stessa, Certo, ma non stanziandola e riprendendosela, direttamente trattenendola a Roma. Come dire, non hai la possibilità di darmi quanto pattuito, te lo trattengo io tra i trasferimenti, non te li do, me li tengo, insomma. ritengo. Creiamo subito che i costi della politica qui non c'entrano, perché in provincia non ci sono costi di politica, tutte le cariche sono gratuite. Esattamente, le cariche Presidente, consiglieri, sono tutto. tutte gratuite dal gennaio 2014 e il che ha comportato un risparmio annuale intorno ai 300.000 euro. Quindi i costi della Qui politica la casta non non ce n'è, c'entra. no, la casta non c'entra e non ci sono costi della politica, assolutamente. Il problema è effettivamente un altro, qua si è andati oltre ai costi della politica. Ecco, quindi per ribadire, quindi per poter chiudere il bilancio avreste bisogno di quanto? Allo stato Totale? attuale, a oggi, per chiudere il bilancio, avremo bisogno di una cifra intorno ai 9-10 milioni di 10 euro, milioni di euro. così come Novara ha bisogno di una cifra appena più alta, così come Asti arriva, se non sbaglio, a 17 milioni di euro, e così come tutte le province piemontesi, tranne Cuneo e la città metropolitana, sono in grave affanno, proprio perché si è erosa nel tempo l'autonomia fiscale Come mai, ad stessa. esempio, Cuneo non è in queste situazioni? Ha una situazione particolare? Allora, Cuneo
questa azione di forte spending review iniziata nel 2011, ricordo, 2011-2012, ha messo in luce le criticità strutturali delle varie province. Mi spiego, province con più popolazione, con più patrimonio, con una composizione consolidata di dipendenti, di attività, certo, ha avuto un maggior margine. Province nuove, soprattutto le ultime nate, senza patrimonio particolare da poter mettere in vendita, con una situazione come la nostra, che quando ci ha visti dividerci da Novara ha visto una suddivisione delle risorse in base alla popolazione, sì, certo, che a Novara è più del doppio della nostra, certo, e ha visto noi prenderci carico del territorio più faticoso, più impegnativo, perché è interamente montano, ha evidenziato queste magagne. In più c'è da dire che nel nostro caso questa carenza strutturale è stata compensata fino al 2011 con i famosi canoni demaniali. Certo. Guarda caso, dal 2012 in poi è calato, cioè si sono azzerati i canoni demaniali, si è attuata la spending review, quindi si è iniziato a pretendere, a prelevare dalle province. Tutto questo ha creato il blackout, certo, attuale. Attualmente le province sono rette dalla legge 56 del 2014, no? Quella sul riordino delle province e l'istituzione delle città metropolitane, che hanno lasciato comunque alcune funzioni precise alla provincia: ambiente, viabilità, scuola, assistenza ai comuni e, d'accordo con i comuni, stazione unica appaltante. No? Ecco, prima di vedere queste funzioni come vengono svolte, ecco, però da questo punto di vista questa legge del riordino delle province non è stata un po' affrettata, nel senso che probabilmente è stata concepita come una legge di passaggio verso l'abolizione delle province, se non che poi il referendum che abbiamo fatto a dicembre non è passato e quindi le province non sono state abolite, sono rimaste lì a metà del guado, ormai però con lo Stato che, dando per scontato che sarebbero scomparse, che cominciava già a togliere l'acqua, diciamo, è un po' così? È successo esattamente così. Quindi una riforma un po' affrettata. Sì, la riforma del Rio aveva un percorso ben chiaro, sì, e una fine con il referendum costituzionale del 4 dicembre. Questo percorso non si è concluso, le province sono rimaste in Costituzione e quindi sono rimaste assolutamente nel guado, perché si sono applicati i tagli per arrivare a questo risultato e nel frattempo tu hai avuto invece un ente completamente svuotato, privato di risorse, a cui stai ancora chiedendo di svolgere le funzioni che ha detto lei. E anzi, per quanto riguarda noi siamo ancora qui, anche qui, più penalizzati degli altri. Per quanto riguarda la provincia specifica montana, ne ho addirittura aggiunte di funzioni, sì, perché lo Stato ne ha aggiunte di particolari, no? Sì, esempio degli usi civici, certo, che abbiamo detto, delle politiche transfrontaliere. Sì. Quindi, come dire, non solo non si è conclusa la riforma, ma ha attuato un meccanismo perverso che adesso ci mette in queste condizioni. Ecco, però questo è un discorso più politico, ma a livello politico si sta facendo una riflessione per porre rimedio a questo guaio? Cioè, si sta cominciando a pensare che, visto che ormai le province comunque non scompaiono, perché la riforma non è passata, allora a questo punto bisogna rimetterli in piedi. Il tema è tutto politico, esatto, al momento. Al momento non si tratta più di pensare o trovare scamotage amministrativi o contabili. Il tema è politico proprio perché, restando in Costituzione, continuando a dover svolgere delle funzioni attribuite dallo Stato, si tratta di porre fine a questa condizione di precarietà. Porre fine a questa condizione di precarietà significa garantire la copertura dei costi standard che gravano sui cittadini, perché quando parliamo di strade e di scuole, certo, sono le due cose su cui l'impero romano ha fondato il suo splendore, la viabilità e l'istruzione. Capite che penalizzare queste funzioni significa penalizzare la vita quotidiana dei cittadini, certo, del Verbano Cuseo. Ecco, ma c'è questo dibattito? Si è aperto a livello politico, di governo, o perché non se ne sente parlare molto? Con molta fatica, devo dire, perché io stesso faccio molta fatica e ho fatto fatica a coinvolgere il mio partito a livello regionale, a livello locale su questi temi, e me ne rammarico, perché una decisione attuale deve essere politica. Certo. E quello che si fa fatica forse ancora a comprendere è che penalizzare i cittadini della provincia, il Verbano Cuseo, su funzioni che sono provinciali,
va a cadere a cascata poi su responsabilità regionali e nazionali, certo, obbligatoriamente. Non c'è dubbio. E questo è per questo motivo che stiamo chiedendo come UPI, come Unione delle Province Italiane, stiamo chiedendo di affrontare alla radice il problema e in modo strutturale. Per affrontarlo in modo strutturale, senza pensare a grandi investimenti, cominciamo almeno a dire che vengono garantiti i costi standard per coprire l'ordinario, cioè per poter svolgere le manutenzioni di strade e di scuole ordinarie. Certo. Guardate, proprio ieri abbiamo parlato con i sindaci, con i presidi di questa situazione molto pesante e sono stati resi noti dei numeri normalissimi che ci dicono che attualmente le strade del Verbano-Cuseossola avrebbero bisogno di interventi per 33 milioni di euro. Ma perché 33 milioni di euro? Perché per 6 anni non si è fatto assolutamente nulla e, guarda caso, era circa tra i 5 e i 6 milioni di euro quello che era necessario, quello che spendeva la provincia annualmente per la manutenzione delle strade. Così come le scuole. Le scuole abbisognano di 500.000 euro circa all'anno di interventi di manutenzione, tutte le scuole superiori del Verbano Cuseossola, sì, non facendo nulla per 5-6 anni siamo arrivati a 5 milioni di euro attuali che mancano. Quindi è l'assommarsi di questo periodo di transizione infinito che sta creando la grave crisi attuale. Ecco, vediamolo un po' questi settori in cui intervenite. Il primo è l'ambiente. Ecco, nel settore dell'ambiente quali sono le competenze della provincia? Ma nel settore ambientale, al di là delle competenze, sono competenze soprattutto autorizzative, sono funzioni che riguardano molto l'attività produttiva in collaborazione con gli altri enti del territorio, con ARPA, con ASL, e quindi è un'azione quotidiana che svolgi con i comuni e con gli altri enti di coordinamento e di interventi puntuali, di autorizzazione puntuali su bonifiche, su scarichi, sull'attività idroelettrica. Quindi è una funzione che tra l'altro è in comproprietà con la regione, 60-40%, e quindi vede in stretta collaborazione i due enti, sia l'ente provincia che l'ente regione. Le funzioni più importanti però da sempre sono quelle di cui parliamo prima. Ecco, ma rimaniamo in queste autorizzative, esempio, sì, il settore delle cave. Vede la vostra presenza, no? Allora, il settore delle cave vede in più una conferma da parte della legge regionale. La legge regionale, la legge 23, ha attuato la legge nazionale 56. Sì. Nell'attuazione ha tenuto conto di specificità del nostro territorio, attribuendo delle funzioni aggiuntive. Quindi è rientrata in quell'accordo con la regione legato al personale. Certo. E il trasferimento di personale. Quindi attualmente le cave sono tra quelle funzioni che noi svolgiamo come iter autorizzativo e competenza in modo esclusivo. Ad esempio Novara, Vercelli e Biella stanno per confluire in una gestione insieme di province. Ecco, noi rimaniamo per conto nostro. Certo. Quindi oggi per aprire e sviluppare una cava ci vuole l'autorizzazione della provincia. Assolutamente. Sulla base naturalmente di una legge regionale. Assolutamente, sì, sulla base delle leggi regionali vigenti. Certo. Ecco, questo sta facilitando un po' gli imprenditori, al fatto che ci sia più vicino al territorio che autorizza, dovrebbe facilitare le cose, rendere più snelle, immagino, no? Allora, in questa fase qua si sta verificando, nella fase di passaggio. Ci sono state un pochettino di complicanze, ma legate soprattutto a questo grande trasferimento di dipendenti da una parte e dall'altra. Però al momento c'è una vicinanza maggiore alle attività produttive del territorio, nonostante l'attività estrattiva stia soffrendo un momento di particolarmente difficile. Però è successo con le cave, succede con altre funzioni aggiuntive. La funzione, ad esempio, quella della rete Natura 2000, SIC e ZPS, cioè tutta la zona, tutte le aree vincolate a livello europeo, che noi abbiamo in misura importante, 38% della regione, di tutto il territorio regionale, è concentrato qui da noi. Questo è stato di recente trasferito alla provincia ed è in fase di ultimazione la convenzione proprio attuativa che trasferirà tutta questa autorizzazione, questa parte autorizzativa alla provincia. Più altre. Ecco, invece con la viabilità, questa è forse la più conosciuta di tutte. Noi abbiamo, la provincia ha molti chilometri di strade. Sono 525 chilometri di strade che, come dicevo, hanno visto gli ultimi investimenti fatti nel 2011. Che vedranno adesso a partire tra breve degli interventi, perché lo stanziamento dello scorso anno sulla viabilità specifico ci consente di fare
Una minima parte, perché sui 33 milioni di cui parlavo Infatti. prima riusciamo a fare un milione, no, meno, era 1.800.000 euro, riusciamo a fare tipo 800.000 euro, IVA compresa di asfalti, riusciamo a fare, abbiamo fatto degli interventi di somma urgenza su alcune arterie provinciali, è una minimissima parte, però qualcosina stiamo riuscendo a fare. Ma è il grosso che manca, l'ho detto prima, cioè la partita ordinaria di manutenzione annuale, che per una rete così importante, 525 chilometri interamente montani, Montana. è davvero Certo. Perché la nostra indispensabile. viabilità, rispetto alle competenze, ANAS, Regione, ancora c'è qualcosa di No, di regionario? Non più. regionale no, c'è ANAS, c'è Comune Lì e e Provincia. provincia, ecco. Visto che parliamo di strade, in questi giorni c'è il problema grosso della statale del Lago Maggiore, dopo la frana, le denunce del sindaco, dice, sono anni che parliamo di. Ecco lì esattamente le competenze di chi sono? Allora, Dell'ANAS per la strada, immagino. l'ANAS della strada, assolutamente. La regione che ha in competenza i versanti, se Esatto. vogliamo, insieme a noi, insieme alla provincia, ma vede, allora l'ANAS dice: io sono proprietario della strada, mi Mi devo occupo di. occupare dei primi 10 metri. Io fino a Esatto. 10 metri dal ciglio stradale È compito rispondo mio, io, devo certo. mettere delle barriere, devo fare Certo. della pulizia della vegetazione, Esatto. è E lo colpa fai. mia. Al di sopra dei 10 metri, e infatti questo è uno dei temi abbastanza caldi di queste giornate, è il proprietario stesso del versante che viene Cioè, tirato il in privato. ballo, il privato, se è un privato, il comune, se è un versante di proprietà comunale. Quindi questo crea una preoccupazione molto, molto importante per chi? Per tutti i proprietari che hanno versanti, proprietari di versanti in prossimità di strade anche provinciali, perché se passa quella linea che il proprietario del versante, che a suo tempo ha subito già l'esproprio per L'esproprio. ampliare la strada o per Esatto. E realizzarla, adesso deve anche. adesso si ritrova anche ad essere responsabile di eventuali eventi franosi o di cade la caduta di una In questo pianta caso c'è di oltre i 10 metri, ripeto, perché nei 10 metri la cella. competenza invece della proprietà della strada diventa un problema, è un problema serio. Però tornando alla competenza dei versanti, mi piace Sì. dire questo proprio in riferimento a quanto è successo a Cannobbio, che è l'ennesimo fatto grave, questa Certo. volta con l'aggravante che ci è C'è anche una scappata vittima, una certo. vittima. Badate, abbiamo parlato prima di canoni demaniali. Sì. I canoni demaniali, è vero, sono di esclusiva competenza regionale, Sì. ma dovrebbero e potrebbero essere spesi proprio per fare manutenzione e fare prevenzione sui versanti. In questo caso, il non darli alla provincia del VCO, che Sì, potrebbe utilizzarli utilizzare, su versanti certo. nei vari comuni adiacenti alle provinciali, vorrebbe dire almeno Regione Piemonte spendili, utilizzali sul nostro Sul territorio, i territorio, 15 milioni che produciamo noi, certo. per fare prevenzione sui versanti. Questo sarebbe già una grande Invece non cosa. avviene così. Invece non avviene, cioè non li abbiamo noi come trasferimento provinciale e non vengono utilizzati al Diciamocelo momento francamente, come. questi soldi vengono utilizzati per riempire i buchi del bilancio regionale. Chiaramente, ma questo È l'abbiamo la realtà, capito no? E mi assolutamente. pare che i canoni in totale nel Piemonte sia sui 50, 50, no? sì. Noi ne abbiamo teoricamente 15 al 15. momento, sì. Oppure la regione potrebbe dire: sono in difficoltà, facciamo così, stabilisco che il 30-40% lo do alle province, gli altri li tengo io, giusto per dare un minimo, proprio perché la logica di quel canone è che dovrebbero servire per il territorio, no? Tra l'altro, proprio su un decreto ministeriale del Esatto. 2010 che prevede che questi canoni demaniali tornino sul territorio per fare interventi di Quindi teoricamente ambientali non è rispettata importanti. neanche la legge da questo punto di vista. Direi di no. Ecco, e da questo punto di vista la regione non ci sente. Da questo punto di vista la Regione non ci sente, ci ha risposto per scritto già più di una volta. Noi ogni anno abbiamo reiterato la richiesta di accordo, perché la legge prevede che di anno in anno la Regione con le province sottoscrive un accordo per dire: quest'anno ne hai prodotti 15, te ne do 5, te ne Esatto, do quello che 10. dicevo io prima, no? È una Ok, percentuale. c'è sempre stato risposto picche su questa cosa e diciamo che in questo caso finalmente vedo un po' di solidarietà anche da parte delle altre province su questa partita. A livello di consulta delle aree vaste del Sì. Piemonte, stiamo di nuovo tentando di chiedere alla Regione Piemonte di lasciare della fiscalità prodotta dal territorio sul territorio, il Territorio. cosiddetto federalismo fiscale, Esatto. che può essere nel nostro caso o una quota del bollo auto, Certo. o può essere proprio
in toto parte dei canoni demaniali prodotti. Poi ci può essere un meccanismo di perequazione. Certo. Noi produciamo 15 milioni di euro di canoni e Biella ne produce, faccio un esempio di una provincia più grande, Cuneo ne produce 8. Sì. Cuneo ha molti più abitanti, quindi sì. Se noi facessimo un ragionamento sul bollo auto avrebbe sicuramente più gettito. Certo. Noi ne abbiamo di più sui canoni, possiamo stabilire un meccanismo di perequazione. Esatto. E noi siamo ben disponibili anche ad attuarlo questo meccanismo. Al momento non ci si sente, non insomma, ci si su sente. Questo. Purtroppo, mentre altre regioni ci sentono, la nostra Lombardia e Veneto, ci hanno, ci certamente molto hanno bene. Situazioni di bilancio migliori della nostra. Non metto però, in dubbio, certo. Ecco, l'altro tema, invece, l'altro settore di grande rilevanza per la provincia sono le scuole superiori, parliamo delle scuole superiori, no? Sono 5.100 edifici superiori in tutta, scuole, in tutta Italia. Italia, sono 5.100 scuole superiori di competenza provinciale in tutta Italia. Nel nostro caso tutte le nostre scuole superiori del territorio stanno patendo questa mancanza di manutenzione, come dicevo, dal 2011-2012 in poi. Capite che sì, l'incontro con i prestiti è stato fatto per questo motivo. Ci sono oggettivamente delle difficoltà in termini di utilizzo di locali, di spazi, di requisiti di sicurezza minimi, certo, che anche noi dobbiamo, per forza, di cui dobbiamo tenere conto. E quindi questa mancata manutenzione, come succede per le strade, si tramuta poi in danno ben maggiore, in problema ben più ampio da risolvere. Quello, l'ho detto prima, come cifre siamo sui 500.000 euro all'anno che servirebbero per fare le manutenzioni ordinarie delle nostre scuole superiori. Sono tante, eh. Adesso complessivamente ce ne avrebbero 5, Al momento dovendo recuperare il passato. Bravissimo, si sta sui 4-5 milioni di euro con il sempre il solito con il discorso, pregresso. Se tu non fai la manutenzione anno per anno, poi dopo ti trovi la grossa cifra quando sarà il momento, che è anche un modo sbagliato, la politica dovrebbe capirlo, meglio investire ogni anno per non dover poi investire nell'emergenza. Sarebbe la logica, certo. Ecco, poi c'è un altro tema, magari questo magari può essere però più tecnico. Voi potete funzionare anche come stazione unica appaltante come provincia, d'accordo? Cosa vuol dire? Allora, questa è una delle funzioni che stiamo svolgendo egregiamente. Tra l'altro in modo gratuito per i comuni. È successo che, per farvi un paragone, la stazione unica appaltante di Verbania, che dà il servizio per una serie di comuni, una decina di comuni del Verbano, chiede ai comuni una cifra, chiede 2 euro ad abitante di costo annuo più le spese vive. Sì. Noi quando abbiamo creato la nostra stazione unica appaltante l'abbiamo fatto in modo gratuito, come servizio gratuito per i comuni. Quindi stiamo a oggi svolgendo questa funzione importante per una quindicina di comuni con ottimi risultati, con 2 persone che se ne occupano, con un'ottima collaborazione con gli uffici tecnici. Concretamente cosa significa questo? Concretamente significa che qualsiasi comune associato alla nostra stazione unica appaltante deve fare una gara per degli asfalti, deve fare una gara per una riqualificazione di una scuola, qualsiasi lavoro pubblico, opera pubblica mette in atto al di sopra dei 40.000 euro può chiedere alla nostra stazione unica appaltante di predisporre tutti gli incartamenti. Quindi l'appalto lo fate dovuti. Voi, cioè tutte le procedure le fate voi? Le facciamo noi, esattamente. Quindi, esattamente. Dopodiché, ed è un servizio molto apprezzato. Facciamo un esempio, visto recentemente Crevola d'Ossola, no? È stato fatto il palazzetto di Gravellona, Crevola d'Ossola recentemente, quindi tutte le pratiche le svolgete voi, chiavi in mano praticamente quando l'appalto è finito, poi dopo i lavori vengono seguiti dall'amministrazione. Assolutamente, comunale. Però viene proprio tutta questa partita burocratica importante viene seguita dalla nostra stazione unica appaltante. Quindi è un servizio che viene fatto ai comuni. Ai comuni, abbiamo un'adesione costante in crescita dei comuni, sì. Tornando un po' indietro sulla questione dei canoni eccetera, qui c'è sempre una polemica, ogni tanto vedo che anche l'ex senatore Zanetta ogni tanto ricorda e dice ma qui il PD dovrebbe farsi mea culpa perché governo, regione e provincia sono tutti del PD, possibile che non si parlino tra di loro e non riescano a trovare un'intesa? Sì, la storia dei canoni ha visto delle fasi altalenanti e ha visto responsabilità abbastanza bipartisan, se posso, perché è vero, al suo tempo si era stabilito che venivano incamerati direttamente dalle province, poi le regioni hanno fatto ricorso, l'hanno vinto, quindi è tornata la partita in mano alle regioni, la regione stessa
è arrivata ad azzerare questi trasferimenti con la giunta Cota nel 2012, quindi il grosso, come dicevo prima, è avvenuto di azzeramento, è già avvenuto in quella fase lì, ma perché la regione era arrivata all'apice della sua disgrazia in termini di bilancio. È chiaro che adesso si pone il problema che può essere risolto solamente o con legge o attuando le leggi esistenti, quella del 2010 che dicevo, che sarebbe la logica, la cosa più semplice, oppure di nuovo modificando delle leggi tra regione e Stato che stabiliscono che la competenza è direttamente provinciale. Noi non chiediamo tanto, ma davvero in questo caso almeno una definizione, un ritorno di quello che è stato per anni, perché per noi per anni 4 milioni, 5 milioni, 7, poi di nuovo 4, poi 0, ma c'è stato un andamento e un riconoscimento su questo territorio che poi a un certo punto è finito. E sta tuttora per me. Ecco, invece come provincia montana avete dei rapporti invece più stretti anche con la regione, perché la regione nell'ambito del suo riordino, delle sue aree vaste, alla provincia montana, specifica montana, ha dato delle competenze, ma in questo caso oltre alle competenze ha dato anche dei finanziamenti, ha dato dei supporti oppure no? La legge 23 che ha assegnato alla provincia montana e alla città metropolitana, perché c'erano queste due particolarità all'interno della regione, ha stabilito uno stanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per la provincia Verbano-Cusio-Ossola e di 2 milioni di euro per la città metropolitana. Questo proprio in funzione in riferimento alle funzioni aggiuntive che si sono state date dalla legge 23. Il problema è che quel milione di euro all'anno, come dicevo, ci è servito in anticipo fino al 2017 per pareggiare il bilancio 2015, e quindi noi li abbiamo già messi in cavalleria, già utilizzati per pareggiare quel bilancio, e quindi adesso la prima annualità, cioè il primo milione di euro aggiuntivo, lo dovremmo prendere nel 2018. Quindi quest'anno non ce l'abbiamo disponibile. La città metropolitana ha incamerato in camera 2 milioni di euro in più all'anno, ma questo come riconoscimento, io dico non sufficiente, posso dirlo, di queste funzioni aggiuntive, perché stiamo proprio vedendo in questi giorni che tra usi civici, ZPS, SIC, cave, caccia e pesca, tutto quello che è peculiare provoca un impegno degli uffici molto importante, e nel frattempo noi abbiamo perso moltissimo personale e facciamo davvero fatica a svolgere quello che dobbiamo, al di là della difficoltà economica, ecco, proprio anche a livello di organici. Ecco, il personale a questo punto come siete conciati? Il personale a questo punto, a seguito della legge 23, ecco, le diceva prima, non ci si è preoccupata dei tempi facendo questa riforma, e ci si è preoccupati, posso aggiungere adesso, solo della ricollocazione dei dipendenti, per l'amor di Dio. Apprezzabile la cosa, non è rimasto a casa nessuno. Nessuno ha perso il posto? No, ci sono state parecchie mobilità verso altri comuni, verso altri enti, il grosso è transitato in regione, fisicamente è rimasto presso gli uffici della provincia, ma è passato sotto l'egida della regione. Ad esempio la polizia provinciale? No, la polizia provinciale è rimasto di competenza esclusiva provinciale, ma gli stipendi sono pagati dalla regione. L'esempio invece di regionali, cioè di provinciali che sono diventati regionali, è sull'agricoltura, sulla formazione professionale principalmente, e più su altre funzioni, insomma una sessantina di persone, di dipendenti che sono transitati in regione. Su questi, per alcuni di questi c'è ancora un avvalimento su funzioni provinciali, sempre perché delegate dalla regione, e noi stiamo chiedendo al vicepresidente Reschini e alla regione di permetterci l'avvalimento di altre 3-4 unità che possono in qualche modo aiutarci nel settore ambiente. Cioè dipendenti che sono di fatto adesso passati alla regione, che però possono continuare a lavorare per voi. Sì, stiamo chiedendo questo, cioè sempre a carico del bilancio regionale, ma che possono dare una mano concreta sulle funzioni perché nostre. Perché voi siete sotto organico anche per le funzioni che dovete svolgere. Siamo sotto organico perché si è scesi di oltre il 50% rispetto ai dipendenti di prima, e noi come provincia montana avevamo facoltà di scendere del 30%, ma siamo scesi oltre il 50% per esigenze di bilancio. Noi tutto quello che dovevamo tagliare l'abbiamo tagliato. Non c'è più possibilità di tagliare nulla. Non c'è possibilità di aumentare fiscalità. La fiscalità che abbiamo ci viene trattenuta da Roma. Non possiamo. I costi della politica non ci sono. Non ci sono i costi della politica. Il personale l'avete già tagliato. Investimenti non vengono fatti. Cioè, più di così non si può assolutamente fare. È stato fatto non il possibile, di più.
Cioè, rischiate di essere le province rischiano degli zombie, dei morti viventi, sì, però sì, avendo delle responsabilità. Sì. E poi ne parliamo all'inizio della seconda parte, perché lei poi su questo ha presentato un esposto. Certo. Presso la magistratura. Vedremo di capire perché e cosa contiene questo esposto. Ci sentiamo subito dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con il presidente della provincia del VCO, Stefano Costa. Dicevamo al termine della prima parte, lei, come altri suoi colleghi presidenti di provincia, ha presentato un esposto in procura. Dico bene? Questa è stata un'azione concertata a livello nazionale da tutte le province a statuto ordinario. Con l'avvocatura che ci assiste a livello romano, è stato predisposto un esposto cautelativo. È stato mandato alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e alla Prefettura. Proprio perché ci si sta assumendo delle responsabilità enormi in termini di proprio manutenzione di strade e di scuole, certo, mancante, che non potranno essere attribuite a un ente che non ha fisicamente più la possibilità di intervenire, come ho detto prima, certo, sulle manutenzioni. Guardate, le responsabilità sono dei dirigenti e del sottoscritto dal punto di vista politico, ma francamente l'esposto cautelativo dice, l'articolo 119 della Costituzione parla di autonomia fiscale per svolgere quelle funzioni. Non c'è. Le province sono state sottratte di questa autonomia fiscale, certo, non si può. Si mette in guardia la procura e prefettura e corte dei conti per dire guardate non si può chiedere conto agli uffici provinciali o ai responsabili politici, certo, di questi enti se sono stati messi in queste condizioni. Questa è non solo, è stato anche richiesto di verificare l'eventuale responsabilità, perché certo, se le elezioni legislative hanno portato a una non osservanza della Costituzione, quindi è comunque una cosa pesante. Ci potrebbe essere anche un ricorso alla Corte Costituzionale su questo tema o no? Assolutamente, noi in questa fase siamo nelle condizioni, al netto dei ricorsi, certo, che abbiamo già fatto, perché sono stati depositati ricorsi al TAR del Lazio, al Presidente della Repubblica, non solo dalla nostra provincia, certo, su questa condizione quando eravamo agli inizi. Certo. Adesso è ovvio che si presta ad ulteriori ricorsi in sede di Corte Costituzionale, proprio perché è venuta meno la costituzionalità, esatto, di questa azione di ente amministrativo. Proprio... Bel pasticcio, diciamo io francamente, sì, un bel pasticcio. Sì, cioè, un bel pasticcio. Bel pasticcio. Vediamo un po', politicamente il suo consiglio non è composto da consiglieri eletti dai cittadini, ma da consiglieri eletti a loro volta dagli amministratori. Secondo grado. Ecco, di secondo grado, dagli amministratori della nostra provincia. Il clima politico com'è in provincia? Ma allora, il clima politico, tengo a precisare, sia la scorsa compagine che questa, quindi eletta da 900 e più amministratori locali, ha da sempre compreso il taglio più amministrativo. Di questa provincia così come contemplata ora, senza più l'elezione diretta. In questa seconda tornata c'è stata un'affermazione di due liste, diciamo, di opposizione che comunque mantengono lo spirito collaborativo. C'è una lista in particolare, quella di centrodestra, che sta stimolando molto di più e sta in qualche modo anche evidenziando carenze politiche, ma per l'amor di Dio fanno il loro mestiere, ma pur sempre in uno spirito collaborativo, anche perché ormai è evidente a tutti la situazione, è condivisa da tutti ed è condivisa la necessità di dare una risposta politica. Quello che ci tengo a ribadire, la risposta politica è chiaro che debba darla chi al momento è al governo, certo, e quindi la mia forza politica, sia a livello nazionale, certo, che a livello regionale. Certo. Lei è anche sindaco di Baceno. Sì. Fare il bilancio del Comune di Baceno è un po' più facile, immagino. Sì, fare il bilancio del Comune di Baceno è più facile, anche se... o meno difficile, diciamo. Da un certo punto di vista è frustrante, ma non solo per me, per tutti i piccoli comuni che hanno sempre avuto bilanci virtuosi e hanno una gestione sana del proprio bilancio. È frustrante il fatto di avere dei vincoli di bilancio. Prima si chiamava patto di stabilità, sì, adesso si chiama vincolo di pareggio di bilancio. La sostanza è sempre la stessa, tu hai dei fondi fermi che non puoi spendere
E questo per un amministratore non è bello, perché ti consente, non ti consente di fare l'azione amministrativa che vorresti, mettendo in campo opere magari con mutui, cassa depositi e Prestiti, prestiti, che certo. però è importante fare ed è condivisibile spalmare in più anni. Il vincolo di pareggio di bilancio ti obbliga a utilizzare nell'anno una porzione di quello che potresti tu in realtà impegnare come almeno potevi impegnare prima. E Certo. quindi è chiaro che limita un pochettino gli investimenti, quello sicuro. Senza però, ecco, c'è di buono una cosa. A livello fiscale, il mio, come molti altri comuni, continuano a mantenere ferma l'imposizione fiscale e questa è l'ultima cosa che noi La vogliamo qualità dei servizi è toccare, sempre mantenuta. mantenendo il più possibile la qualità dei Qualità dei servizi, servizi certo. elevata. Sopra i comuni ci sono le unioni dei comuni e qui ci sono delle teorie un po' diverse, alcune funzionano, altre un po' meno. Il bacino fa parte dell'unione dell'Alta Dell'Alta Ossola, Ossola. che pare sia una di quelle che funziona, e anche dei fondi, mi pare, no? Sì, anche qua è un discorso molto, molto finanziario, nel senso che la riforma, diciamo, delle comunità montane ha prodotto, secondo me, un risultato non proprio funzionale. Noi eravamo ai tempi 10 comunità montane, sono diventate 3 durante l'amministrazione Bresso, Ossola, Verbano e Cusio. È durato il tempo di una primavera questa composizione e la legge Maccanti, amministrazione Cota, ha di nuovo ribaltato la situazione creando queste unioni montane e dicendo agli amministratori, guardate, potete comporla dai 3.000 abitanti in su. Quindi questo ha creato sicuramente una situazione molto variegata. Ci sono nella nostra provincia comuni che non fanno parte di Di nessuna unione. unione. In realtà pochi, sono solo 2. Ci sono comuni che fanno parte di unioni piccole, Sì. 3-4 mila abitanti, e comuni che fanno parte di unioni più grandi, Grandi. fino a 40-50 mila abitanti. È una situazione molto disomogenea ed è Certo. molto complesso attuare delle politiche di prossimità con dei numeri così diversi. Nel mio caso, l'Unione dell'Alta Ossola, che Sì. deriva dalla ex comunità montana Andifor, ha perso Crevola, Sì. che è confluita con l'Unione dell'Ossola, e comprende i 7 comuni tra Squiera Varzo, Monte Crestese e poi quattro della mia valle, Crodo, Baceno, Premia e Formazza. È una situazione sicuramente positiva, valida, funzionante, soprattutto, anzi, grazie agli impianti idroelettrici di Sì. proprietà dell'Unione. L'Unione in anni di comunità montana aveva realizzato delle centraline sull'acquedotto di valle, ha in più acquistato delle quote da centraline normali, diciamo tradizionali, e questo consente un gettito, consente un'entrata annuale che ti consente ancora di fare delle politiche di Certo. prossimità importanti. Ecco, Quindi, e non hai i vincoli che hanno i comuni? l'Unione dei Comuni hanno il grosso vantaggio era un po', la legge prevedeva quello, no? I comuni si metteranno insieme perché? Perché non avranno il vincolo di pareggio di bilancio, il vincolo di Esatto. patto di stabilità e quindi potranno fare delle politiche. Sì. Ecco, questo era lo spirito. Non si è attuato pienamente, Ovviamente. si è attuato in minima parte in unioni che funzionano, fa molto più fatica ad essere attuato in unioni più Più piccole o che non piccole. hanno le risorse per farle fun per funzionare. Unioni, poi ne parliamo. Invece l'Ossola, a parte la vostra unione, sta un po' sbandando il resto dell'Ossola. Anzi, affrontiamolo subito. Tanto per l'unione dei comuni delle valli dell'Ossola, c'è la sensazione che Domodossola possa andarsene, questa è un po' la sensazione che si ha, e che se ne possa andare perché non ravvisa l'utilità di stare all'interno di questa unione dei comuni. Naturalmente credo che ogni città, ogni sindaco abbia diritto, l'amministrazione, di fare le sue valutazioni. Lei come vedrebbe questa uscita? Sarebbe un errore secondo lei o... Ma per me, secondo me sarebbe un errore, perché io quello che ho sempre anche detto al sindaco di Domodossola attuale, agli amministratori di Domodossola, è che Domodossola deve essere il capoluogo dell'Ossola e per essere capoluogo dell'Ossola deve anche condurre le politiche di prossimità e quindi essere un peso importante nell'Unione. Tant'è vero che correttamente il sindaco Bartolucci, sindaco di Villa d'Ossola, si era dimesso Certo. prima delle elezioni di Domodossola, dicendo: ma una volta che se si è ricreata la governance su Domodossola, è giusto che Sì, magari lo facciano Domodossola, loro certo. e la prendano loro la presidenza. Questo atteggiamento che ha Sindaco Pizzi non lo condivido perché tende un po' a isolare Domodossola e a non svolgere quel ruolo di capofila che invece anche tramite l'Unione potrebbe svolgere. Potrebbe. Poi ci sono sicuramente dei dettagli, delle sfaccettature che
forse andrebbero, meriterebbero un approfondimento certo. con loro, ma in linea di principio io non la vedo come un'operazione a vantaggio di Domodossola e soprattutto non la vedo come un'operazione utile per l'Ossola in generale, questa fuoriuscita eventuale di Domodossola. Ecco, l'altro problema che sta dividendo l'Ossola è il CIS. Intanto due comuni dell'Ossola, che cioè Ornavasso e Premosello, già hanno chiesto, hanno aderito al CIS del Verbano, ma sembrerebbe che qualcun altro potrebbe seguirli. Anche qui non è un rischio? Cioè l'Ossola si indebolisce sempre più, si divide e si indebolisce sempre più? Sì, questo è un grave rischio, perché già questa fuoriuscita dei due comuni a conti fatti sta comportando un 300.000 euro di spesa che deve essere ripartita sui comuni che rimangono. E questo è evidente che è un surplus di spesa che noi dovremmo chiedere ai nostri cittadini se le cose si cristallizzassero in questo modo. Capite che l'altra, un'ulteriore fuoriuscita di altri comuni che hanno già in qualche modo anticipato questa possibilità significherebbe davvero la messa in crisi definitiva del consorzio stesso, che ricordiamo, più che occuparsi di scontro politico di fazione, dovrebbe davvero occuparsi e premunirsi sulla funzionalità dei servizi che si rivolgono a fasce deboli, anziani, disabili certo. E quindi minori. Quindi io la vedo come una fase molto molto delicata questa. La soluzione quale potrebbe essere? Un CIS unico della provincia? Allora, il CIS unico della provincia è stato oggetto di uno studio preliminare, quindi che merita di approfondimenti, che ha evidenziato la grande varietà di servizi svolti. Il Cusio, ad esempio, il CIS del Cusio svolge tutta la fascia di servizi che per legge può svolgere un consorzio intercomunale, la Verbano ne produce una parte, così come l'Ossola. Quindi questa disomogeneità andrebbe resa più omogenea per gradi, a mio parere. Cioè si dovrebbe da subito cominciare a gestire insieme almeno l'aspetto contabile, almeno gli aspetti più facilmente accorpabili. Poi la parte amministrativa. La parte amministrativa. Sì. La parte operativa non può prevedere grandi economie di scala, perché la parte operativa si tratta di assistenti domiciliari, di assistenti sociali, di personale che è sul territorio e che assiste chi ha bisogno. Quindi delle economie puoi averle sulla parte amministrativa, di questo ne sono convinto. Quindi un percorso andrebbe fatto in quel senso lì, pur mantenendo delle subaree, un'autonomia di subarea necessaria nell'immediato, ma decidere quantomeno di avere quell'obiettivo e quindi di metterlo insieme strada facendo, perché non è una cosa sicuramente realizzabile in poco tempo. Uno dei temi che spesso agita il dibattito amministrativo è quello dell'accoglienza degli immigrati, dei richiedenti asilo politico. Ci sono alcuni sindaci che sono nettamente in una posizione di chiusura, penso a Preioni di Borgo Mezzavalle, e ci sono altri sindaci come quattro della Bassa Ossola, Vogogna, Ornavasso, Premosello e Pieve Vergonte, che invece hanno sottoscritto un protocollo per l'accoglienza. Ecco, nella vostra valle il tema degli immigrati in questo momento qual è la situazione? Nella nostra valle, la nostra unione dei comuni, l'unico comune che ha dei migranti, dei richiedenti asilo al suo interno è il mio comune, Baceno, che per scelta ha dato disponibilità alla prefettura per un numero minimo di richiedenti asilo, 6 nella fattispecie, che tra l'altro poi è diventato il numero preso a riferimento per i comuni sotto i 1.000 abitanti. Esatto. Non è stata una cosa voluta, ecco, ma è stato un caso. Però noi abbiamo donne e bambini, noi abbiamo 4 donne e 2 bambini. Quindi, di cui uno ne è un altro. Non ci sono stati problemi da parte della popolazione? Assolutamente no, non abbiamo problemi, sono ospitati in un appartamento comunale che era stato oggetto di bando di affitto che era andato deserto, e la cooperativa paga al comune quell'affitto che diversamente non percepirebbe. Quindi il comune non ha spese? Il comune non ha spese, le utenze vengono pagate dalla cooperativa, ha comunque una, assolve comunque a un dovere, a una... moralmente ci sentiamo di contribuire per quanto ci riguarda nel nostro piccolo, a un problema che è sicuramente grande. Quello che io contesto assolutamente è il tirarsi fuori a prescindere, come è stato fatto da parte di alcuni colleghi sindaci. Perché questo? Perché al momento, grazie anche al ministro Minniti, c'è una volontà di far nascere dal basso e far gestire dal basso i comuni il problema migranti, che ricordo è gestito solo dal CIS Ossola in termini di CIS. Questo comporta però il mettersi insieme e fare dei progetti, i cosiddetti progetti SPRAR.
Vogogna ha realizzato, certo, un progetto SPRAR e dicendo: io mi faccio carico delle quote di migranti anche per Pieve, per Ornavasso e per Premosello, okay, in accordo con gli altri comuni, che non avranno quindi nessun, certo, arrivo, ma che in qualche modo sono solidali con l'ospitalità. E tra l'altro ospiteranno persone che hanno già ottenuto il diritto d'asilo, no? Bravissimo, stavo arrivando lì. Il progetto SPRAR, a differenza dell'attuale gestione, della gestione passata, di richiedenti asilo, attualmente il progetto SPRAR ti garantirà la presenza di persone che hanno già ottenuto lo status di rifugiato e quindi che hanno oggettivamente incardinato e iniziato un percorso di integrazione, di collaborazione, di lavoro, importante. Quindi è una buona svolta quella del ministro Minniti che l'attuale governo Gentiloni sta portando avanti. Questo tipo di accordo viene incentivato, mi pare, anche, no? Anche con termini economici. Questo tipo di accordo viene incentivato in termini economici, al di là della prima di questo stanziamento di 500 euro a migrante che dovrà essere, arriverà a giorni, no? In base a, appunto, a quanti ne ha ospitati, ma io evidenzio più l'altro aspetto, cioè quello di dire al territorio: ti organizzi e in accordo con la prefettura e con le cooperative o con il CIS, se caso, certo, porti avanti un progetto. Il fatto di tirarsi fuori crea dei problemi anche politici, certo, perché capite che se si tirano fuori 4 comuni della Lega, sì, con il sindaco di riferimento della Lega, mettono in difficoltà il centrodestra stesso, certo, perché al momento abbiamo già dei comuni di centrodestra, dei comuni di centrosinistra che hanno degli richiedenti asilo. Certo. Togliendoti, dicendo mi tiro fuori dalla partita, non aiuti sicuramente una condivisione fatta con coscienza però di gestione migranti, che rimane comunque un problema enorme ed è che è giusto affrontare nei giusti modi. Certo. Vediamo un pochino, ecco, tra i compiti, torniamo un po' alla provincia, tra i compiti delle province, diciamo, montane, c'è anche quello della collaborazione transfrontaliera, no? Sì. Allora, faccio una domanda, la regione Subrica che fine ha fatto? Esiste allora, ancora, funziona? La regione Subrica esiste, è proprio un po' il centro di collegamento di queste politiche trasfrontaliere, perché vede proprio insieme, certo, oltre al Canton Ticino, le province limitrofe confinanti, no? Quindi nel nostro caso, nel caso piemontese, solamente Verbano Cusio-Ossola e Novara. È sede di funzione ed è sede di tavoli di lavoro e di confronti importanti con i rappresentanti cantonali su temi dell'economia, su temi frontalierato ovviamente, certo, della viabilità, della navigazione. Io dico la verità, quando ci incontriamo una volta al mese in Regio Insubrica si riesce ad avere un respiro ampio su questa comunità che condivide un lago, condivide un territorio, certo, montano. Certo, il tema spinoso da sempre, o quantomeno ultimamente in particolare, è quello dei frontalieri, ma per diversi motivi. Il Canton Ticino è stato quello che più di altri ha esasperato questa, sì, sì, prima i nostri, certo, questa politica di demonizzazione del lavoro trasfrontaliero, non solo quello del lavoratore dipendente frontaliero, ma anche dei padroncini delle imprese, sì, soprattutto perché sulla Lombardia hanno flussi di 60-65 mila ingressi quotidiani, certo, certo, di lavoratori frontalieri. Nel nostro caso sono di meno, sono 5.000 per il Canton Ticino e 1.500 per circa per il Vallese, ma è ovvio che lì parli del problema complessivo e hai proprio il polso di quello che è il sentore e il sentire del Canton Tra l'altro Ticino. In questo momento il presidente della Regione Subrica è ticinese? Allora, al momento è stato Norman Gobbi a turno, al momento mi sembra che sia ticinese, sì, al momento adesso mi sfugge il nome. Comunque, sì. Di Regione Subrica mi stava dicendo, direttore. No, attualmente sì, ho capito male la domanda. Sta finendo il semestre l'assessore Brianza della Regione Lombardia e dopodiché passerà la presidenza al Canton Ticino. Sì. Ma c'è da dire anche questo. La presidenza è semestrale? Sì, è a rotazione. Io sono stato presidente quando ho iniziato, certo, il mandato, poi è passato Norman Gobbi, poi è passata alla Regione Lombardia. Anzi, prossimamente dovrebbe in teoria essere la Regione Piemonte. Però perché parlo di regione? Perché prima c'erano le province della Regione Subrica. Anche la regione sono entrate le due regioni,
perché hanno la possibilità di pagare la quota associativa. Quindi sono loro che pagano la quota. Esatto, e le province ne fanno parte come comitato di direzione, come sì, rappresentatività, ma sotto l'egida della regione. Nel nostro caso invece, essendo una delle funzioni specifiche, provincia montana, quasi sempre la regione delega al sottoscritto a rappresentarla, a Chiamparino, e con delega rappresento anche quella parte lì. Torniamo ancora poi ai comuni. La settimana scorsa avevamo ospiti i tre sindaci della Valle Cannobina che stanno iniziando il percorso per trasformare i loro tre comuni in un nuovo unico comune. Come vede lei questi progetti e queste iniziative? Allora, sono iniziative che vengono dal basso e quindi sono positive. Sono iniziative che mettono sul piatto delle agevolazioni economiche, certo, per una serie di anni e quindi stimolano soprattutto i comuni piccoli a mettersi insieme. Hanno ancora, vede, questo aspetto qui deve ancora, secondo me può ancora migliorare, perché può capitare poi, come nel caso dei sindaci del comune unico della Valle Cannobina, può capitare che si mettono insieme, che hanno sulla carta uno stanziamento aggiuntivo di risorse, sì, sia nazionali che regionali, sì, però poi sottostanno ai vincoli di pareggio di bilancio di cui parlavo prima. Quindi rischiano di avere risorse e non poterle spendere. Quella roba lì va sistemata, perché così com'è non funziona tanto bene. Sì. Però a livello di stimolo e di ragionamento è bello vedere comunque delle comunità che ne parlano e che arrivano poi a esprimersi con un referendum e con, certo, tutti i passaggi democratici del caso. Tanto sarebbe il secondo caso nella nostra provincia dopo quello della Valle Antrona e Mezzavalle. Anche qui però su quattro comuni solo tre, Gurro per adesso sta alla finestra. Qui viene fuori tutta la nostra peculiarità, i nostri campanili e le nostre diversità. Io, se penso alla Valle Antrona, sarebbe stato anche per me molto logico pensare ai quattro comuni, cioè, certo, più ancora Monteschieno magari un po' defilato, ma pensare ad Antrona era gioco, certo, forza. Invece Antrona rivendica un'autonomia economica, okay, fiscale migliore, con i, certo, sovracanoni dei bacini imbriferi, e non ha voluto condividere questa diciamo ricchezza. Che chi sta bene non normalmente condivide. Così, normalmente così, chi sta bene tende a non mettere insieme delle situazioni più difficili. Ecco. Senta, adesso due domande che riguardano anche la sua appartenenza al Partito Democratico, di cui lei è uno degli esponenti più importanti in questa provincia. Recentemente il PD si è dichiarato favorevole al progetto di Interconnector. A parte, spieghiamo un po' cos'è questo progetto in parole semplici. In parole semplici si tratta di dare atto a una legge del 2009, governo Berlusconi, che aveva immaginato una maggiore indipendenza energetica da parte della comunità europea, creando quindi, favorendo, stimolando la creazione di queste interconnessioni chiamate interconnector, 5 in realtà previste, che in qualche modo dovevano diminuire la dipendenza da paesi dell'est, principalmente, che producono da combustibili fossili. Questo iter molto lungo si è sviluppato negli anni e nel nostro caso ha visto concretizzare la possibilità di interconnector Italia-Svizzera, quindi, certo, questa connessione con le linee provenienti dalla Svizzera, che nel nostro caso arrivano a Passo San Giacomo a 2500 metri di quota. Il grosso della discussione è stata sulla direttrice, sull'intervento, dove farlo in sostanza, sì, con una condivisione da parte dei comuni di Formazza, Premia, Crodo. Io ricordo il mio comune marginale, Baceno, non è praticamente interessato. E fino ad arrivare poi a Montecrestese, Crevola d'Ossola e Domodossola, e quindi avere i primi problemi su Montecrestese, evidenziati dal fatto che questa nuova linea, nuovi tralicci, sono previsti in zona Lago di Mattonio, una zona di pregio ambientale, esatto, e quindi con il sindaco di Montecrestese e i comitati che evidenziavano questa, certo, difficoltà. Poi il secondo nodo importante è questa cabina di trasformazione, perché si è deciso che questo elettrodotto debba essere di 380 kV, quindi una potenza importante, che deve poi essere trasformata per essere trasferita in direzione settimo milanese. Quindi un grande trasformatore, diciamo, no? Una grande cabina di trasformazione grossa, molto grossa, che era prevista in fase iniziale tra Villa e Pallanzeno. Sì. Queste amministrazioni si sono viste subito molto in contrasto con l'idea originaria, hanno proposto delle alternative su Vogogna e su Piedimulera, vedono tuttora la discussione molto molto accesa, sì, e al momento il Ministero deve derimere quale dei tre siti è idoneo a vedere realizzata la centrale di trasformazione, la cabina di trasformazione.
Ma nella sostanza sulla direttrice l'intermediazione della regione ha portato l'intermediazione con i comuni ha portato a definire un tracciato. Al momento siamo in quella Che fase lì rispetta quelle zone su a Montecrestese o no? che in parte riduce l'impatto iniziale, lo Sì. sposta sul crinale leggermente nascosto, ma che è del tutto evidente che sarà molto visivo Perché sono anche da grandi Mantogno. tralicci, no? Sono tralicci molto Molto grandi, grandi. si parla addirittura, si arriva Quindi addirittura a l'opposizione 60 che metri. viene è soprattutto sulla difesa del Ambientale. paesaggio Sì. ambientale, ecco. Io tengo a precisare che la dichiarazione che è scaturita da quella conferenza stampa del Partito Democratico non la condivido appieno. Infatti lei non era No, presente. ma non ero presente non per questo motivo, insomma, preciso. È una faccenda un pochettino più lunga. Però di fatto io sono di quest'idea. Io sto cercando come provincia di far ragionare il territorio, di metterlo a confronto con chi sostiene che questa opera non vada fatta, quindi i comitati Salviamo il Paesaggio e tutte le Certo. associazioni che ci sono intorno. Il 31 di marzo ho convocato questo incontro dove ho chiesto di partecipare all'onorevole Borghi, che ha dato la sua disponibilità, a tutti i sindaci, alla Regione Sì. Piemonte e a Terna. Quindi in quella fase ci saranno tutti gli attori, non è un incontro pubblico, ma è un incontro dove ci sono presenti tutte le parti in causa e si vuole approfondire bene tutti gli aspetti, Certo. perché si rispettano tutte Certo. le idee, le soluzioni possibili. Quindi lei voleva un maggior coinvolgimento e condivisione del territorio? Io mi auspicherei questo, se l'opera viene fatta, se l'opera è deciso che sia, che abbia un interesse sovranazionale e nazionale, ricordo, finanziata da 15 produttori, da privati, Sì. da grandi industrie energivore, no? Si Certo. va dall'Ilva alla Bormioli, per dire, Certo. come industrie. Se questo deve essere fatto ed è stabilito che abbia un senso, il territorio ne deve uscire il più possibile a saldo positivo dal punto di vista ambientale. Perché dal punto di vista lavorativo è del tutto evidente che sarà molto complicato avere dei vantaggi, un ritorno preponderante dell'industria. Io francamente in questo non posso metterlo sul piatto come una cosa possibile. Ma se sul piatto mettiamo degli incentivi energetici che possono in qualche modo essere, anzi devono essere quantificati e anche appannaggio del Del territorio, territorio. vantaggi occupazionali sarebbero molto Limitati? limitati alla Certo. realizzazione dell'opera, ma dal punto di vista ambientale io pongo l'accento. Dal punto di vista Perfetto. ambientale, se è positivo, assolutamente positivo, che le linee vengano tolte dal fondovalle di Formazza, che ha da sempre le linee sopra le Certo. case, a Premia, a Crodo, a Montecrestese, vengano spostate sui crinali, se c'è la condivisione da parte dei sindaci, dei territori, io so che gli abitanti di Formazza approvano questo progetto, gli Certo. abitanti di Premia lo approvano, gli abitanti di Crodo lo approvano, Provano. quelli di Montecrestese Un po' un di po' meno, meno. certo. Ma questo deve essere un saldo positivo come? Con interventi più mitigati possibili e Sì. non è Certo, facile. Questa cosa l'abbiamo approfondita con Terna, sarà oggetto anche dei prossimi non incontri è a facile, certo. Piedimulera sabato e al 31 giù da noi in provincia. Ma io punto molto sulle compensazioni ambientali. Molto semplicemente, se questa cosa viene realizzata, verrà realizzata nel percorso definito con i sindaci e Certo. con la regione, dovrà esserci un interramento di linee anche in altre zone di pregio ambientale, penso al Parco Vegliadevero, penso al Certo. Parco Valgrande, e queste Certo. sono richieste che verranno fatte dai due enti. Sì. Penso ad esempio anche alla realizzazione, di una ciclabile che colleghi Crevola d'Ossola. Quindi ciclovia del Toce, Crevola d'Ossola, Passo San Giacomo. Questa è una cosa Perfetto. che si può mettere tranquillamente sul piatto. Benissimo. Quindi un qualcosa che abbia un riscontro positivo per il territorio. Ultimissima domanda veloce. Si avvia il PD, si avvia alle primarie. Lei ha sottoscritto il Renzi. documento in appoggio per Renzi? Convinto? Sì, sono convinto perché nonostante come dire, errori fatti ammessi da lui stesso, e nonostante che sul referendum non doveva andare così, ma si è giocata una partita del governo Renzi, lo ritengo ancora oggi l'unica persona in grado di portare avanti un cambiamento effettivo per questo paese.
delle basi erano state poste e si sono interrotte bruscamente con la vittoria dei no, questo è il mio parere, e però ritengo che ancora oggi, correggendo alcuni difetti caratteriali che ha e di esuberanza magari in alcune azioni, possa essere la persona giusta e capace per cambiare il paese. Va bene, vedremo come andrà a finire, le primarie sono in aprile, no? Beh, le convenzioni sono già in corso, certo, in questi giorni, sono iniziate, poi sì, saranno ad aprile. Bene, siamo al termine di questa lunga chiacchierata, io ringrazio il presidente della provincia del Verbano Cusio-Ossola, Stefano Costa, e auguri di buon lavoro perché ne ha bisogno. Grazie, grazie mille. Naturalmente una grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa trasmissione, l'appuntamento è per la prossima settimana. La prossima settimana dedicheremo la puntata, come vi avevo pronunciato la settimana scorsa, ai 4 anni di pontificato di Papa Francesco, e avremo come nostro ospite il caporedattore di Famiglia Cristiana, responsabile del desk Chiesa per il settimanale, quindi una puntata dedicata a un personaggio che so essere molto amato da gran parte di tutti voi. Arrivederci alla prossima settimana.